così mandiamo poi tutto questo materiale via mail, naturalmente, oltre che tutto il resto della documentazione e le altre convenzioni. C'è Angelo Petrosino che voleva fare un saluto, e poi c'è Maurizio che vi spiegherà la questione in breve, molto più breve. Brevissimamente al volo, perché c'è poco tempo e fa caldo. Allora, io vi porto la mia esperienza personale, nel senso, io mi sono iscritto al partito, a uno dei partiti che c'era prima, perché mi avevano chiesto una mano per montare lo stand della festa. Io, come tantissimi altri, e soprattutto quella è una delle esperienze e delle vicende che ricordo con più affetto, perché sono momenti dove chiaramente uno si approccia in maniera periferica alla politica, al partito, non entra subito in una direzione provinciale, una direzione regionale, in un organismo, ma comincia impegnandosi, lavorando e costruendo insieme agli altri un idem sentire, fondamentalmente un senso di comunità. Io ve lo dico perché, tra l'altro, statisticamente, noi durante le feste facciamo un sacco di tesseramento dei giovani democratici, cioè noi ci rendiamo conto che soprattutto quando l'organizzazione giovanile è molto attiva e molto presente, magari con un suo stand, magari con una sua soggettività, la partecipazione dei loro coetanei, dei compagni di scuola, degli amici, dei parenti alla lontana, che poi nel mezzogiorno le famiglie allargate alla fine condividono molto le esperienze, è una cosa molto importante. Quindi non è la retorica la cosa di dire valorizzate l'organizzazione giovanile nelle feste, no, questo produce tre effetti. La prima è che i ragazzi di solito lavorano in maniera instancabile e soprattutto suggerimento, siccome fanno un'esperienza anche loro, se possibile utilizzateli anche molto per i turni di notte, perché la vigilanza di notte è una delle cose più divertenti e più bella che si può fare in assoluto in una festa. Quindi, diciamo, è un modo per responsabilizzarli, ma anche per farli divertire, per farli stare insieme, ragazzi e ragazze, insomma, tutte queste cose importanti. Poi, seconda cosa fondamentale, la partecipazione genera partecipazione, cioè quando voi avete un gruppo di giovani che è visibile, poi nei paesi piccoli soprattutto, ora io Bari non lo so, io sono di Monopoli, che alla fine è un paese piccolino, medio piccolo, ma ci sono paesi anche più piccoli, i gruppi di giovani alla fine si conoscono tutti, quelli che vanno a scuola nello stesso posto, diventa un motivo di esempio. Ma perché? Ma perché stai qua? Ma perché stai facendo questa cosa? Allora si parla politica, il paese, Berlusconi, insomma, il fatto che ci siano i ragazzi è importantissimo. Terzo, è un tonico straordinario per il partito, cioè per la sezione locale, avere dei ragazzi lì tutto il giorno che rompono le scatole, che portano freschezza, che portano allegria, che sono anche un po', diciamo, ancora largamente non edotti rispetto al partito, le sue dinamiche, le cose, è una cosa importante, perché contribuisce a portare entusiasmo. Quindi una festa è una cosa straordinaria. E poi l'ultima cosa, e vi lascio perché appunto è giusto che andiate avanti con cose più importanti, i gruppi musicali e i premi musicali. Allora, i ragazzi nel 90% dei casi a 16 anni, 17 anni, 18 anni, 20 anni suonano, suonano uno strumento, spesso sono nei gruppi, spesso si riuniscono in dei tuguri nelle nostre città perché non ci sono spazi di aggregazione, non ci sono i centri di registrazione, quindi sono costretti a fare vita di aggregazione, vivono quasi esclusivamente per la musica e per quello che fanno. Se voi riuscite nelle feste a organizzare, a fare in modo che i gruppi si esibiscano, quindi organizzando un premio, un riconoscimento anche simbolico, non necessariamente una cosa importante, però che una serata della festa sia dedicata ai gruppi, vi riempirete la festa di coetanei, perché chiaramente si conoscono tutti, si avvisano col passaparola, e con lo strumento dei social network di cui si parlava prima, la diffusione è estremamente più capillare di quando io a 16 anni facevo le feste. Adesso ci sono strumenti poderosi, quindi i giovani democratici sono preziosi perché vi tengono in piedi l'organizzazione, lavorano, fanno i turni di notte, eccetera. Secondo, perché portano energie fresche al partito e spesso consolidano la loro presenza, cioè dalla festa tendono a consolidarla in sezione, poi alle elezioni e poi alle amministrative. Terzo, sono un fattore poderoso di attrazione di coetanei. Queste erano le cose che vi volevo dire. Buon lavoro e bocca al lupo. Buonasera a tutti, mi ricollego in poche parole a quello che ha detto già Antonio Argentina. Allora, circa le autorizzazioni sanitarie, è molto semplice averle quando si svolgono queste feste, anche perché in genere alle feste, a questo tipo di feste si associano i famosi chioschetti. Sono delle autorizzazioni provvisorie,
la cui autorizzazione non è molto difficile ad averla, perché se il comune comunque ha identificato già una zona dove svolgere questa festa, basta avere questa sorta di autorizzazione che viene lasciata all'organizzatore della festa e allegarla ad una DIA. DIA sta per dichiarazione denuncia inizio attività post primaria. A questa va allegata una relazione tecnico-descrittiva di quello che uno deve fare in questo chioschetto dove deve vendere bevande o alimenti in genere. Se vi sono pochi chioschi che insistono sulla zona, si può fare anche una piantina abbastanza empirica, cioè il proprietario del chiosco può fare l'immagine del chiosco dove sorgerà nella piazza o nel luogo dove è stata identificata la festa. Guardate, di più non ho da dire se non diciamo una copia dell'attestato di formazione del soggetto che deve provvedere a dispensare gli alimenti o le bevande, e basta, il tutto va notificato all'ASL e al comune. Se dovessero essere venduti carne o pesce, vanno fatte 4 copie della DIA, per cui una va fatta oppure va inviata al servizio di igiene di alimenti per i veterinari. Basta, dopodiché è semplice, l'inizio dell'attività è immediata. Sempre muovetevi 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione, almeno. In genere è meglio muoversi 10-15 giorni. Dopodiché, una volta che viene notificata la DIA, l'attività è immediata, inizia subito. Basta, se avete domande da farmi, io ho qua anche delle linee guida da darvi, chi ne avesse interesse, per l'ASL Bari, poi per altre ASL, Taranto, Lecce, Brindisi o Foggia, ognuno si muove nel modo. Ma questa informazione per Andrea nel documento? No, nel plico. Allora, io ho detto all'inizio, abbiamo stampato solo gli elementi essenziali. Per evitare, diciamo, di sprecare carta, negli elementi essenziali che avete visto c'è anche un vademecum per non sprecare cibo e per non inquinare, diciamo, siccome noi siamo attenti a queste cose. Se compilate il modulo che abbiamo fatto girare, vi manderemo tutto quanto via mail, che sarà tutto quello che abbiamo funzionato nel plico, oltre tutta questa documentazione e tutta una serie di altri gruppi musicali e convenzioni per bevande, cibo e quant'altro, a prezzo convenzionato. Quindi vi arriverà tutto. Ora io chiedo, prima di aprire, c'è Nicola Battista, che è il dirigente della SIAE, il giudice d'inizia di molti di noi quando organizzano i concerti. Non è vero. Grazie. Allora, iniziamo dalla fine perché c'è pochissimo tempo, non mi voglio tediare oltremodo. Allora, io sono Nico Battista e sono impiegato presso la SIAE di Bari, quindi per qualsiasi tipo di informazione usufruite di quello che io posso fare per la realizzazione di qualsiasi tipo di evento in materia di spettacolo e intrattenimento. Allora, lo step successivo a quella che è l'organizzazione di eventi spettacolistici è quello di richiedere il preventivo permesso, la preventiva autorizzazione alla SIAE. Innanzitutto vorrei che si chiarisse una cosa: il pagamento della SIAE non è né una tassa né un'imposta, bensì è la retribuzione al lavoro intellettuale dell'autore che campa dalla sua creatività e quindi dà mandato alla SIAE di tutelarlo al meglio e quindi di recuperare i diritti che gli permettono di vivere una vita dignitosa. La SIAE ha stipulato una apposita convenzione con il Partito Democratico per tutta una serie di eventi spettacolistici che vanno dall'organizzazione di veri e propri festival di canzoni, ma anche a concertini, spettacoli cinematografici, proiezioni, eccetera, eccetera. La cosa importante da fare quando ci si reca alla SIAE è quella di avere già a mente il quadro preciso di quella che è la tipologia della manifestazione. Innanzitutto bisogna capire che tipo di evento abbiamo organizzato e quindi la tipologia stessa della manifestazione, le modalità di accesso a questa manifestazione e il luogo dove si svolge questa manifestazione. Premetto che la SIAE si occupa anche di fare un sportello unico per la cultura e per lo spettacolo, quindi è anche un punto di consulenza per quanto riguarda l'organizzazione di eventi.
sia in materia autorale, sia in materia fiscale, sia in materia previdenziale, perché la SIAE opera in convenzione con l'Agenzia delle Entrate e con l'ENPALS, e come tutti sapete è l'ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo. Una volta individuate le caratteristiche di quella che è la manifestazione che noi abbiamo organizzato, dobbiamo specificare le modalità di accesso. Di solito i circoli organizzano, le feste democratiche sono organizzate per una